Al teclo 10 inizia così: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente conosciute. Così, l'Italia deve conformare al diritto internazionale. È importantissimo per la pace mantenere la stabilità e ordine del mondo, così dobbiamo avere un diritto internazionale. Senza questo ci sarà guerra. Vediamo, senza legge c'è guerra. Without law there's war, perché è solo chi è più forte può raggiungere il loro obiettivo contro gli altri, sfruttando gli altri. Ok? Così questo è importante per la pace. L'Italia, abbiamo visto, ha violato l'ordine e stabilità internazionale, violando la legge e il diritto internazionale prima nella Seconda Guerra Mondiale. È importante che questo non succeda di nuovo. Così dice che adesso siamo conformisti. Questo significa che la Corte Costituzionale, che garantisce questo, se c'è un diritto internazionale, un articolo nella Costituzione che sono in contrasto, dobbiamo armonizzare quello della Costituzione con quello del diritto internazionale. Dobbiamo conformare sempre con la legge internazionale. La Corte Costituzionale ha detto che il diritto internazionale preesiste la Costituzione. Così dobbiamo rispettarlo. Poi continua. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dai trattati internazionali. Così, in questo modo, uno straniero deve essere trattato secondo la legge, non è che l'amministrazione pubblica decide, deve essere scritto nella legge se hanno un diritto al servizio sanitario o forse istruzioni, i bambini possono andare nella scuola o hanno diritto a una casa popolare, non lo so, ma la legge deve dirlo. Non può essere l'amministrazione pubblica che decide. E poi questo deve conformare dai trattati internazionali. Così, se ci sono trattati con altri paesi che dicono dobbiamo trattare i loro cittadini in un certo modo e loro devono trattare la nostra in un certo modo, come l'Unione Europea. In Unione Europea uno straniero ha un diritto a lavorare qui o aprire un'attività economica, ma anche noi abbiamo questo diritto perché c'è trattati che dicono questo. Poi continua, l'articolo continua, lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Questo articolo apre al mondo, dice che se non hanno l'effettivo esercizio delle libertà democratica garantite dalla Costituzione, possono venire qua, possono rifugiarsi qua. E in questo modo, diciamo che queste certe cose sono universali, è un diritto universale, tutti
tutto il mondo ha un diritto e può venire qua per avere questi diritti. E chiede asilo nel territorio, così devono fare secondo le condizioni, di nuovo le condizioni stabilite dalla legge, possono richiedere, devono essere una procedura, un sistema imposto per descritto dalla legge per fare questo. Poi continua, l'ultima parte, non è ammesso l'estradizione dello straniero per reati politici. Reati politici sono quei reati che forse è politico, così forse fanno una protesta contro un governo, o forse fanno un discorso contro un governo, e per questo sono sotto minaccia di finire in prigione. E qua di nuovo riconosciamo che questo, c'è un'universalità di questo. Questo è un diritto universale e devono essere protetti quelli che non possono esprimere la loro attività o discorso politico. Di nuovo è un'apertura